Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicron in questo nuovo episodio di Nightmare Eleven Go Cronostone Stuono. Ed oggi si vanno a prendere, o meglio, a cercare e a vedere tutti quanti gli eventi delle pietre parallele. Direi di iniziare subitissimo perché sarà una cosa molto lunga. E quindi iniziamo subito da Inazuma City, proprio dalla scuola. La prima pietra che andremo a vedere è quella al campo sportivo della Raimon. Ora tenete conto che alcune sono esclusive della versione fiamma, quindi non le potrò vedere. Non le potrò prendere per questo video. Arion è stato risucchiato in una fenditura del continuum spazio-temporale. Va bene. Ora si trova in una realtà parallela non troppo diversa dalla sua. Ah. Geppi, guarda! Ora posso evocare il mio spirito guerriero. Wow, davvero, fammi vedere! È una meraviglia, ora potrò parare i tiri di qualsiasi avversario. Dai, sono curioso. Attenzione. Oh, ecco il mio spirito guerriero! Oh. Sei rimasto senza parole, vero? È di questo che ne dici. Niente male, eh? Ho il posto di portiere assicurato per il futuro, non credi? Sam, a proposito di quello spirito guerriero. Quello è soldato d'assalto, pedone nero, serve in attacco, non in difesa. Brutte notizie. Mi dispiace. Andiamo però, dopo questa brutta sorpresa per Sam, agli spogliatoi. Eccola qui. Ma chi è questo? Ah, l'amico Card, ok. Vuoi osservarla? Certo! Oltre la pietra ti sembra di scorgere alcune distanti figure. Figure che hanno un'aria molto familiare. Ah. Ciao. C'è Jade. E quindi anche Rosie. Va bene. Eccola qui. Qui c'è un'altra centro sportivo Raimon. Dove mi trovo? Eccellente, ci siamo tutti. Sono contento che siate potuti venire. Wow, sono il giocatore delle Inazuma Legend. Signor Schiller, è di Inazuma Japan. Che ci fate qui? Arion, hai davvero la memoria corta. Sono qui per giocare un amichevole contro di noi. Davvero? Ma è fantastico! Strano, sono sicuro di avertene parlato. Ah, sì? Beh, come ti avevo accennato, la settimana scorsa ci siamo ritrovati e nel corso della serata abbiamo parlato della Raimon. Ci siamo resi conto che le sfide che vi attendono saranno davvero molto difficili. E così abbiamo pensato di darvi una mano e organizzare un'amichevole celebrativa. Per questo siamo qui oggi. Non credevo che fossi il tipo che si dimentica di queste cose, Arion. Mi spiace, mi è sfuggito di mente. Dimenticavo che questa è una realtà parallela. Devo aver parlato con un altro Arion che non sono io. In ogni caso, wow, giocheremo una partita vera contro gli Inazuma Japan, sarà incredibile. Va tutto bene, Arion, oggi ti comporti in modo strano. Sappiamo che la legge che vieta il calcio è ancora in vigore, ma non possiamo lasciarvi combattere questa battaglia da soli. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Ero dispiaciuto di non potervi aiutare, ma per fortuna la situazione è cambiata. Sì, non si può amare il calcio senza calcio. Grazie a tutti, grazie mille. Ottimo. Beh, come si suol dire, è un'occasione da cogliere al volo. Diamoci da fare. Sì. Temo che ci sarà un cambio di programma. Wow! Non ci credo! No? Ma Xavier, ma quelli siamo... Sì, siamo noi nel passato. Sembra che la Ius Academy si sia infilata fra le pieghe del tempo e sia finita qui. No, come può essere successo? Non lo so, ma una cosa è certa, non dovrebbero essere qui. Non posso crederci. Siamo proprio noi, eh. Ma
Veniamo da un pianeta lontano per portarvi un messaggio. Fate molta attenzione, umani. Ah, si mette male, molto male. Cosa succede se capiscono che siamo loro? Non ti agitare, se restiamo calmi forse non si accorgeranno di nulla. Sei sicuro? Io sono cambiato un bel po', ma tu no, a parte i capelli. Cosa? Dici sul serio? Non ci avevo mai fatto caso. Forse è giunta l'ora di cambiare la mia immagine. Perché non provi a parlare in modo un po' diverso? Sei sempre così formale. Beh, non è male come idea. In ogni caso, se scoprono la nostra vera identità, possiamo dire addio alla nostra reputazione. Arion non lo deve sapere, dobbiamo evitarlo a tutti i costi. Ben detto. Ascoltate, la faccenda si fa un po' complicata. Chiedete di fare una pausa mentre noi ne discutiamo per venirne a capo? Tacete, patetici umani. Io sono Zindel, l'invincibile Alius Academy. Veniamo da un pianeta lontano per portarvi un messaggio. Fate molta attenzione. Io se fossi Zin, o meglio Xavier, gli direi e falla finita. Ai ai ai. Deve essere proprio imbarazzante. Un pianeta lontano? Arion, secondo me a questi qui manca qualche rotella. Mi sa che hanno visto troppi film di fantascienza. Però è divertente. Non lo so. Fidatevi, non è la prima volta che vedo gente del genere. Meglio stare alla larga. Cioè, ma dai, ma che vestiti hanno? Secondo me è tutto uno scherzo. Vi garantiamo che facciamo sul serio. Ok, Jack e Nathan se la stanno a ride. Siamo su questo pianeta perché vogliamo dimostrare il nostro valore. Per farlo rispetteremo la vostra legge. Quale legge, dite? La legge del calcio! Aiuto, la mia milza! Xavier, stai bene? Vi prego, fatemi smettere! Sapete, non credo che stiano scherzando. Quindi sono pazzi sul... Non ce la faccio. Ok, tutti via in punta di piedi senza che se ne accorgano. Sì, esatto. E poi guardate che ora è, dobbiamo andare. Non è vero, Jordan? Abbiamo molti impegni. Sì, è proprio così, ci spiace. Quello con i capelli rossi non assomiglia un po' al signor Schiller? Beh, che coincidenza! Ma ti assicuro che non siamo parenti! No, infatti siete la stessa persona. Ora andiamo via, non diamo retta a queste persone. Oh, e come se ci darete retta? Ma dai, se vi fate fermare da una semplice pallonata? Guarda, JP è rimasto tutto fermo. Wow, allora fanno davvero sul serio? Non diciamo sciocchezze, sono sicuro che è uno scherzo. Io sto a ridere per Nathan che sta lì tutto quanto piegato. C'è una telecamera nascosta da qualche parte. Non lo so se ci riuscirà il bluff. Dai, Xavier, digliele e basta. Probabilmente non si rendono conto di essere nell'era sbagliata. Magari per convincere a tornare nel passato vale la pena fare un tentativo. Oh, se proprio devo. Ehi! Woohoo! Me ne vado con Xavier. Ciao! Ci vediamo, perdenti! Ah, e però potrei uscire in effetti, eh? Se non ci fosse quella barriera lì. Ah, però. Noi siamo la Genesis. La squadra migliore dell'Alius Academy. E tu? Mi sembra di averti già visto. No, no, ti sbagli. Vabbè, dai, parliamoci, diciamoglielo. E va bene, statemi a sentire. Siete nell'era sbagliata. Apprezzerei molto se voleste tornare nella vostra. Probabilmente non ve ne siete accorti, ma non appartenete a questo mondo. Al contrario, ne siamo perfettamente coscienti. Ah, sì? Non facciamo parte di questo mondo. Siamo venuti da un altro pianeta. Ah, non era quello che intendevo. Vabbè, si risolve tutto quanto così tanto, no? Eccolo, vedi? Si è risolto tutto quanto da solo. Chissà perché il signor Schiller si è scaldato tanto. Arion,
Se solo tu sapessi. Un'altra la troviamo vicino agli appartamenti Windsor, eccola qui. Le pietre parallele emanano una strana aura, osserviamola da vicino. Dalla pietra parallela proviene una voce. Sembra stranamente familiare. Ah sì? Ehi, ciao! Ho una bellissima esultanza da farti vedere, è davvero divertente. Che divertente, oh mio Dio! Ne troviamo poi un'altra qui, a Riverside. Vediamo un po', ci porterà in una fenditura del continuum spazio-tempo. Ora si trova in una realtà non troppo diversa dalla sua. Ah! Cos'è? Un'uscita tra ragazze? Bene, ragazze, posso unirmi a voi? Goldie! Sì, magari puoi anche aiutarci a sistemare questa faccenda. Stiamo discutendo di due giocatori della Raimon e non siamo d'accordo su niente. Oh, sembra divertente, di chi si tratta? Victor e Bylong. Io ho occhi solo per il mio virtuoso. Il fatto è che quei due sono come giorno e la notte. Sì, è vero, Victor è tutto tenebroso e introverso, mentre Bylong ha quella cascata di capelli bianchi. Beh, io preferisco Victor, fa il distaccato ma ogni tanto ride. Secondo me sotto sotto è un ragazzo d'oro. Forse sì, ma per me è meglio Bylong. Quando ride sembra stia dicendo inchinatevi, miseri mortali. Il potere assoluto è mio! Davvero? Non l'avrei mai detto. La risata del virtuoso è come il canto di un signore in una giornata estiva. E poi Victor tiene molto a suo fratello Vladimir, è un legame dolcissimo. Ah, sì, ma tratta bene solo lui, degli altri non gliene importa un fico secco, come l'altro giorno. Beh, Victor, che ne pensi del mio vestito? Sii sincero. Beh, non è proprio un disastro. Che maleducato, non si parla così a una ragazza. Sì, forse gli manca un po' di tatto. Il mio virtuoso non direbbe mai una cosa del genere. Beh, ma guarda che Bylong è anche peggio. Una volta. Ah, quanto bucato. Bylong, potresti darmi una mano a portare tutta questa roba? No. Ma stavo solo facendo il lupo solitario. Ovvio che non si fa vedere mentre aiuta gli altri. Ah, davvero? Ma certo, fa parte del suo fascino. Insomma, per te chi è meglio, Goldie? Vediamo. Chi è più forte, Victor o Bylong? Io che me ne vado. Beh, ovviamente scelgo Victor, no? Deve essere Victor, no? Certo. Proprio non ci arrivi, eh? Parli del diavolo, Victor! Oh, Jade, scusami per averti colpito con la palla l'altro giorno. Non l'ho fatto apposta, tutto bene? Sì, tranquillo. Bene, allora vado. Ok. Vedi, te l'avevo detto. E va bene, hai vinto. Sapete una cosa? Perché scegliere per forza uno dei due? Siamo tutte d'accordo che entrambi piacciono molto alle ragazze. Preferisco il virtuoso. Lei è malata per Riccardo, eh. Rovesciata micidiale. Mentre adesso invece vediamo che succede con Bylong. Eccolo lì. Oh, capitato al momento giusto. Ecco un regalino da parte mia. Oh, cioccolata! È per noi? Ma grazie! Dove l'hai presa? È tantissima! Ah, una ragazza a scuola mi ha dato un cestino intero, non so perché. Io non ho mai amato la cioccolata, ma pensavo che voi avreste apprezzato. Potevi metterla in una maniera un po' diversa. Come si fa a non amare la cioccolata? Che carino. Ok, quindi. Che mossa riceviamo con lui, Uragano Bianco? Ovviamente. Comunque sia, Jade, io rivedrei un attimo le mie scelte, con uno che non ama la cioccolata. Per la prossima pietra bisogna viaggiare nel tempo e andare all'epoca di David Evans, nella Repubblica del Tonga. Dovrebbe essere vicino all'ospedale, se non dentro. Vediamo un po'. Eccola qui, va. Non è proprio vicino all'ospedale, ma diciamo che ci sta per via.
Dalla pietra parallela proviene una voce. Ti sembra familiare, scommetto. Guarda un po'. Vediamo un po'. Oh, Subaru! Ehi, guarda chi c'è! Senti un po', avevo un po' di tempo, quindi mi sono inventato un'esultanza. Guarda! Sì, però le ginocchia se ne vanno dopo un paio, eh. Scivolata, no, questo è un salto e poi una scivolata. Ma ne fai un paio e se ne vanno le ginocchia. Adesso invece è tempo di andare al giardino imperiale. Salve! Esaminiamo anche questa pietrozza. Proviene una voce, fammi indovinare, è familiare? Wow, non me lo sarei aspettato. Ehi, ciao, vuoi vedere una nuova esultanza? Forse è un po' imbarazzante, ma spero che non ti dispiaccia. Imbarazzante? Di certo non è per i maschi. Di certo. Ed ora, ancora una volta, allo stadio del cammino imperiale. Eccolo qui, va. Proprio in fondo. Arion è stato risucchiato in una fenditura del continuum spazio-temporale. Ora si trova in una realtà parallela non troppo diversa dalla sua. Wow, ma sono padre e figlio. Non dimenticare mai, figliolo. Ci sono persone nel mondo che non hanno avuto il privilegio di poter calciare un pallone. Non dico che ciò che abbiamo fatto come quinto settore fosse giusto, ma mi piace credere che sia servito a tutti noi per comprendere il vero valore del calcio, di un calcio umile e sincero. Capisco, padre. Mi sono sempre chiesto come sarebbe stata la mia vita se fossi nato senza la fortuna di poter giocare a calcio. Padre, posso mostrarti le mie nuove tecniche? Mi sono allenato duramente per vendicarmi della Raimon. Perché no, fai pure, figliolo. Ok, guarda questa! Non è la stessa che usava... Fermati! Cosa hai fatto a quel pallone? Cosa ti ho appena detto sul valore? Spirito guerriero, ascolta il mio grido! No, lascia stare quei palloni! Cosa ne pensi, padre? Ora sì che darò loro una bella lezione di umiltà, eh? Ho provato queste tecniche giorno e notte solo per diventare più forte. Centinaia. Anzi, migliaia di volte. Centinaia, migliaia. Come hai potuto? E non ho ancora finito. Devo affinare le mie abilità ancora di più. Devo essere perfetto. So che mi darai tutto il tuo sostegno, padre. Diventerò il migliore e insegnerò alla Raimon ad abbassare la cresta. Credevo di averti cresciuto meglio di così. Padre, ma cosa dici? Però blocca tiro. Almeno questa. Ma ora facciamo un bel viaggetto nel passato. Ecco qua, 11 anni fa. La zona che ci interessa però è il parcheggio. Attenzione, qui c'è una sfida. Oh, contro la Otaku. Però no, ci interessa la pietra parallela. Oltre alla pietra ti sembra di scorgere alcune distanti figure. Figure che hanno un'aria molto familiare. Vediamo un po'. Ehi, è Mark! Ciao! È Silvia! Oh yeah! E poi qui abbiamo Aurelia! Aurelia stranamente è un personaggio importante, ma non tanto importante fino a quando non arriva Ares. Ed ora si va al parco. Eccola qui. Questa è un po' strana, comunque sia, non sono tanto facili da trovare, eh? Una voce familiare, chi sarà mai? Jade! Ehi tu, ho in serbo una bella esultanza, guarda qui. Ma le femmine che esultano? Va bene, è poco virile, ma... Ehi! Adesso invece si va ad Okinawa. Si va alla scuola per iniziare. Eccola, già la scorgiamo in lontananza. Una bella pietrona. Veniamo risucchiati? Ah, sì, una fenditura. Wow, che è sta musica? Ehi, ehi.
E Arion: oh, super Pegaso alato! Ma... eh? Ma questo è il Pegaso alato normale, non quello super. Perché? Wonderbot non sarà mica... è un fenomeno di risonanza tra mondi paralleli. Tutti gli Arion dei vari mondi stanno reagendo tra loro, rendendo lo spirito guerriero molto più debole. Cosa? È questo il motivo? Oh no! Non credo sia un grosso problema. In ogni caso ci deve essere un modo per impedirlo. E quale? Sì, quale? Beh, sono lieto che me lo abbiate chiesto. È piuttosto semplice. Sarà sufficiente fare un cambio di allenatore in modo che il grande Clark Bombundebabi guidi alla vittoria. Fai, sai che ti dico? Credo che Pegaso alato normale vada più che bene. Sì, ce lo teniamo così. Buh. Ah, quindi ora abbiamo Pegaso. Ottimo. Il Pegaso alato normale è buono perché comunque sia... ha una mossa per superare gli avversari, poi magari non sarà potente per tirare, però ehi. Mentre ora sempre ad Okinawa sulla spiaggia, più precisamente qui. Con la mappa inferiore potete anche aiutarvi a vedere. Esaminiamo anche questa pietra parallela. Proviene una voce familiare, fammi indovinare. Ecco, dai. Un'altra esultanza? Ah, de che be! E là! Cioè, ho un'esultanza fuori di testa da farti vedere, guarda! Con la tavola da surf? Ah, ok. Lui è giocoliere della squadra. Numero da circo. Ah, carina. Ed ora facciamo un altro viaggino nel tempo. Andiamo nell'epoca Sengoku. Allora, la prima è qua dentro a capanno. Dovrebbe essere... forse le divise, mi sa che già l'ho vista. Sì, sono delle divise. Scorgi distanti figure. Ehi! Yo, ciao! Ecco qua, Fei. Ah, looking good. Anche Riccardo. Che carino, Victor. JP proprio scialbo. Ryoma, davvero guerriero che segue la via del Bushido. Ora, nella città, al negozio di Tofu. Però qual era il negozio di Tofu? Era questo. Eccola qua. Vediamo anche queste altre divise. Oh, le manager, ok, una, e due, e tre, e beta? Ah, ok, un'altra è vicino al castello, vicino alle mura del castello, proviene una voce, attenzione, una voce familiare, vediamo un po' chi ha questa voce familiare, Riccardo! Ciao, ho appena messo a punto una nuova risultanza. Studierò attentamente, d'accordo? Se lo dici tu. A Parco dei Ciliegi ce n'è un'altra, vediamola un po'. Proviene una voce, anche qui, un'altra risultanza. Che... oh, ciao. Ah, ti piacerebbe vedere la mia nuova risultanza? Ci ho lavorato tantissimo. Vediamo un po'. Wow, ok, ci credo. Un'altra bella epoca è la Francia medievale. Siamo nella campagna, qui dovrebbe essercene una. Ma dove? Qui dentro al vecchio Merlo? Eccola qua, va. Una pietra parallela. Oltre alla pietra ti sembra di scorgere distanti figure. Figure che hanno un'aria molto familiare. Allora, questa è la torre della sentinella e vediamo Arion, Fei, beh, più o meno tutti quanti uguali, Victor sempre di viola, JP verde, verde vomito e Ryoma, ok. Gabi, perché anche tu verde vomito? Gabi, mi deludi? Niente di che qui, niente di che. Oh, qui dentro praticamente sarebbe la base di... Giovanna dovrebbe essere, ma ne sono sicuro solo se queste qui sono divise. Se sono di... sì, sono divise, allora è la base di Giovanna, ok. Cioè io vado in base a quello che c'è, non in base a dove sono. Giovanna! Gabi, anche Gabi.
Arion, ok. Anche Fei. Ah, quelli che stavano con l'armatura, giustamente. Anche JP, che ci fa JP? E Goldie. E via! Nelle steppe della campagna francese. Eccola qua una. Oh yeah! Questa è... forse l'esultanza di Gabi. Non lo so. Sì, è un'esultanza. È quella di Gabi? Ok, allora dobbiamo andare nella Valle della Loira per vederne un'altra. Un'esultanza degna di questo nome. Cioè, ti batti le mani da solo? Applauso. Ah, scovata! Sempre di riferimento la mappa inferiore per capire più o meno dove ci troviamo. Prevede una voce. Un'altra esultanza. Di chi però stavolta? Non lo so. Addirittura, Aitor, come vorresti vedere la mia esultanza? Se proprio devo. Devi. Ecco! Questa è una bella esultanza. Breakdance! Esultanza. Un po' di breakdance, oh yeah. Ora si va in Cina. Ok, dunque, uno dovrebbe... Tutte quanti sulla torre stanno. Primo piano, piano terra, veramente. Vabbè, i nostri eroi, Arion. Fei. Riccardo. Victor, sempre di viola, vestito. JP, oh, questa volta un bel colore, JP. E Gabi. Ma anche Bailong. Sì, perché Bailong gioca un ruolo importante in questa epoca, sia ben chiaro. Un'altra dovrebbe essere qui. Eccola qui, infatti. Distanti figure femminili stavolta? Beh, facciamo a turni, no? Eh sì, divise femminili. Goldie, Sky, Jade e Rosie. E basta. Ce n'è una anche nella sala della terracotta. Tic tac, ragazzi, abbiamo visite. Non essere stupido, noi ne riceviamo visite. No, ha ragione, sono davvero qui. Ora mi state facendo girare gli ingranaggi. Non sto scherzando. Qualcuno di voi riesce a muoversi? No, non si muove neanche una rotella. Accidenti, credo che mi manchi un pezzo. Forza ragazzi, riscaldamento di emergenza. Olio in circolo. Per fortuna mi sono allenato con il pugno irradiante. Non puntarlo contro di me. L'angolazione è sbagliata, amico. Va tutto bene, sono un professionista. Ti avverto, ti manderò la schiena in tilt. Ricorda che siamo al servizio di Suge. Se qualcosa va storto ci rimettiamo la testa. Vuoi dire il pugno? Guarda che gli occhi! Troppo divertente. Pugno irradiante, buono. Eccola qua, al sesto piano, o quinto, dipende dai punti di vista. Distanti figure, divise dei generali, quelli lì che ci hanno aiutato Liu Bei e gli altri due scagnozzi suoi? Sì, proprio loro. Guan, che barbona, wow. Fighissima. E Zhuge Liang! E ricominciano con gli Ubei. Andiamo a Bakumatsu. Ok, allora siamo praticamente a quartiere sud. Ok? E qui c'è una pietra. Ecco, questa è un'esultanza di Victor, mi sa. Perché ce n'è anche una di Ryoma qui, nelle vicinanze. Però arriva a nord, dovrebbe essere. Quindi, così qua siamo a sud. Eh? Ma che ti mostri la mia esultanza? Bene, ma te la farò vedere una volta sola. Bravo! Un applauso. Poi ce n'è un'altra importante nel quartier generale della Shinsengumi. Entriamo. Tiriamo dritto. E dovrebbe essere qua dietro. Eccola qua. E vai, nella stanza dove c'era Okita. Divise dell'epoca Bakumatsu. Quindi è un'epoca, non un posto. Beh, buono a sapersi. C'è Gabi,
C'è Aitor. C'è anche Ryuk. Ma anche Bailong. E poi Goldie. E ancora Gabi. E poi basta perché sono finite. Quando ci sono quelle delle divise le mando piuttosto velocemente avanti perché non ha senso starle a vedere. Ora, nel quartiere nord, ecco un'altra pietra. Questa è l'esultanza di Ryoma, invece. Una bella fortuna incontrarti qui, eh? Goditi questa esultanza da Rockstar! Yatta! Questa è bella. Vi dico subito che non sarà una cosa al 100% perché alcune non ho la minima idea di dove siano e altre, ve lo ripeto ancora una volta, solo in fiamma. Ok, ora ci tocca andare nel periodo Cretaceo. E il periodo Cretaceo è brutto, brutto, brutto. Ah, strano, manca Goldie. Pensavo ci fosse anche Goldie. Ok, qui siamo a casa di Sor. E ce n'è un'altra. Ok, in un continuo spazio temporale. Dovrebbe darci carne sugosa. Anche perché certe pietre sarebbero da trovare, da visitare. Appena le vedi, la prima volta ci vai. Però alcune sono sbloccabili solo dopo la fine del gioco. Quindi è un po' strana come cosa. Ora Sor va avanti. Aridon segue. Guardare Sor. Capito. Suppongo che tocchi anche a noi. Diamogli una possibilità. Sor impressionato, vuoi imparare veloce come Velociraptor? Tutti insieme ora. Wow. Carne sugosa. Io sapevo che ce n'era uno anche qui, ma non ho idea di dove. Perché la pianura l'ho girata, la pianura nord, ma non c'è. Boh, non la trovo. Mi toccherà continuare ad andare avanti. Andiamo a Camelot ora. Dunque, direi di iniziare con i posti che insomma posso già visitare senza dovermi spostare in carrozza. Ok, alla Grotta della Tristezza qui fuori ce n'è una. Ma questo signore? Vediamo un po'. Questa ci dà l'esultanza di Michael. Sì. C'è un'esultanza che vorrei farti vedere. Non provare a ridere. Michael Jackson e JoJo Pose? Meglio di quello che vuoi. Ora invece, sempre a Camelot, si va a Castello di Re Artù. Ce ne sono addirittura due. Vediamo un po' questa. Una dovrebbe essere un'esultanza. E un'altra, le armature. Ok, queste sono le armature. Che poi Sor con quel teschio in testa gli sta malissimo l'armatura. Ok, questa è l'esultanza di Rosie. Sì. Ovviamente ce l'ho scritto da una parte, se no non me le ricorderei mai. Preda dei banditi, c'è un'altra pietra parallela che dovrebbe essere questa volta un'esultanza. Eccola! Dovrebbe essere di Rosie, ce l'ho scritto da qualche parte, sì, l'esultanza di Rosie. Ciao! Oh, ciao! Ho qui un'esultanza che vorrei mostrare a Virtuoso. Posso farla vedere prima a te? Deve essere perfetta. Va bene, Rosie. Il fatto è che su alcuni giocatori ho le esultanze casuali. Se la facesse un maschio non sarebbe una bella cosa. Ok, ok, ok. Dunque, ora ce ne abbiamo un'altra qui a Sant'Eldor. Una sicuramente è qui dentro allo stadio Ragnarok. Nella hall dovrebbe andare per di qua.
anche se credo di averla già vista, purtroppo. Sì, l'ho già vista. Mi sembra che fosse qui. Ah, però non mi ricordo cos'era di preciso. Qui al Museo del Calcio c'è una bella pietra parallela, che dovrebbe essere in risultanza di Goldi addirittura. Eccola. Benone, questi occhi per vedere la mia nuova esultanza, sono sicura che ti piacerà. Di Arale. Di Ci metto il suono di che fa Arale quando corre, perché è troppo uguale. Benone. faccio prendere pure io dalla goldite. Dunque, qui dovrebbe esserci un altro scrigno. Questa parte inoltre non l'ho mai visitata, sono andato a intuito. Ho visto che comunque sia era un altro percorso, dico, vediamo, dovrebbe stare qui. Ce l'ho scritto perché non è che l'ho già vista e quindi non l'ho visitata. Non l'ho visitata, però so che era qui perché ce l'ho scritto. Sobborghi di Sant'Eldor, l'unica piattaforma che ancora non avevo preso era quella. Benone! Questo è Fei, Arion so per dire. E Goldi. Nel caso voi ne conosciate altre... Tranne se avete fiamma non me le dite, però nel caso voi conosciate altre sottuono, dove trovarne altre, magari l'ho mancate io, alcune probabilmente l'ho mancate, però queste sono tutte quante quelle che ho trovato, quindi se ne conoscete altre per Inazuma Eleven Tuono, se me lo dite mi fate un piacere, magari faccio anche un'altra parte. Però per ora questo è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!